Dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera e buon ascolto con la collaborazione tecnica di Marco Galli e Daniele Bulgarini, da Umberto Avallone e da Emanuele Dotto. Si gioca da 30 secondi, attacca la Lazio, c'è una buona combinazione con Immobile da parte della formazione biancoceleste sulla linea laterale destra. Attenzione a questo scatto in profondità, Immobile, la conclusione, il tiro, la grande parata di Andanovic, la ribattuta di De Frey, poi Biglia che viene rimpallato al momento della conclusione, pericolosissima azione della Lazio con la gran conclusione di Immobile e strepitoso l'intervento di Samir Handanovic che ha salvato il risultato dopo appena un minuto di gioco. Milinkovic, Savic, l'appoggio per Biglia, può partire il contropiede della formazione laziale con Immobile che allarga il gioco per Basta. Da Basta la palla viene governata da Parolo sul settore di destra, attenzione a Parolo sul settore di sinistra, la conclusione di Immobile, il tiro, la grandissima deviazione ancora di Samir Handanovic sul tiro fortissimo scoccato da Immobile, un tiro al volo radente e ancora una grande parata di Samir Handanovic, il salvatore della patria interista, due grandi parate che da solo valgono un bel 7,5. Perisic, palla per Brozovic nel cerchio di centrocampo, l'apertura ancora per Candreva, avanza Candreva, lato corto dell'area di rigore, tiro cross basso deviato, c'è poi l'intervento sbagliato di Felipe Anderson che commette fallo ai danni di Ansaldi, recupera il pallone Ansaldi, buona la giocata di Ansaldi, l'appoggio per Candreva, la conclusione di Candreva, il tiro, Icardi a terra, la conclusione di Icardi da terra respinta da Marchetti o da un difensore, un'azione molto molto pericolosa ma anche abbastanza confusa, è stato bravissimo Icardi da terra a colpire il pallone e a mettere in grande difficoltà la difesa della Lazio. Attenzione però Banega. Banega, gran tiro e grandissimo gol di Banega che ha cavato dal repertorio una conclusione fantastica, lo avevamo criticato, in effetti non aveva giocato bene ma ha lasciato partire una stangata che si è staccata sotto l'incrocio dei pali, grandissimo gol di Banega al nono minuto del secondo tempo, Internazionale 1 Lazio 0, gol di Banega dopo 9 minuti, Inter 1 Lazio 0. Beh, Banega nel primo tempo non è che abbia brillato, non ha fatto assolutamente nulla, si è inventato però questa conclusione in un contrasto, ha rubato palla credo a Milinkovic Savic se ho visto bene, si è girato, ha controllato, si è spostato sulla destra e ha fulminato il Marchetti con un tiro indirizzato sotto l'incrocio sinistro, davvero una conclusione esemplare, una bella notizia per l'Inter, appunto la rete di Banega al nono del secondo tempo. Gran gol di Banega, un euro gol, lui che è argentino, che ha giocato tanti anni nelle Siviglia, ha rubato pallone a Milinkovic Savic, ha lasciato partire un siluro di destro che si è saccato sotto l'incrocio dei pali con Marchetti che ha abbozzato il tentativo di parata ma che su quella conclusione non poteva assolutamente arrivare. Pertanto Inter che sblocca il risultato, ancora il pallone pericoloso, Icardi, tiro raddoppio, raddoppio di testa di Icardi con una conclusione ravvicinata e per Icardi la 15ª rete stagionale, la 13ª nel campionato italiano, colpito e affondato l'11 laziale dalla doppietta di Banega all'ottavo e dal gran gol di testa di Icardi all'undecimo del secondo tempo, Internazionale 2 Lazio 0, così va il mondo, nel primo tempo la Lazio ha fatto la partita, nel secondo l'Inter ha fatto due gol in 3 minuti e ancora una volta l'azione si è snodata sulla destra proprio la fascia di competenza di D'Ambrosio, di Candreva, ancora una volta è arrivato un cross in questo caso Icardi non si è fermato al centro, ha tagliato molto bene, grandissimo movimento sul primo palo, si è girato, ha schiacciato il pallone dall'altra parte ed è arrivato il raddoppio dell'Inter, quindi Icardi termina il digiuno che durava da 3 partite e va a festeggiare la sua 70ª rete in Serie A. Davvero un gran gol quello di Icardi sul cross di D'Ambrosio, partita adesso facile per i binari dell'Inter, un treno rapido con una doppietta, la prima realizzazione di Banega dopo 8 minuti, il raddoppio al 10° minuto e mezzo siglato da un colpo di testa ravvicinato di Icardi. Calcio di punizione per l'Inter, è pronto Banega, lato corto del fronte offensivo destro dell'area di rigore della Lazio, palla bassa, Icardi, il tiro, la grande parata e il gol, il tentativo di parata di Marchetti, ancora Icardi, una gran botta, ci ha messo la mano il portiere del Lazio Marchetti ma è stata una mezza papera, un mezzo importante
infortunio, il pallone beffardamente si è insaccato in rete. 14esimo gol in campionato per Icardi, davvero un demonio in senso buono. 16esima rete stagionale per il centravanti argentino, capitano dell'Inter. Inter 3, Lazio 0. A Milano non c'è più la nebbia, grandina sulla Lazio, doppietta di Icardi, gol di Banega al 20esimo minuto del secondo tempo. Inter 3, Lazio 0. E questo è stato uno schema ben studiato, c'è il solito Banega nella solita zolla, sulla solita zolla di terra. Tutti si aspettavano il solito cross nel mucchio dei giocatori, invece, palla alta, invece è stato tutto il contrario, c'è stato questo movimento repentino da parte di Icardi, nessuno l'ha controllato, infatti era solo dalle parti del penalty. Raso terra precisissimo da parte di Banega, che veramente si è trasformato in questo intervallo, e da quella posizione immediato si è girato precisissimo Icardi. Marchetti appunto ha tentato di deviare, si è frapposto, ha messo il guantone, ma il pallone è comunque ha superato la linea di porta, ma anche da quelle parti c'era Perisic, quindi sarebbe stato, anche se l'avesse deviato, un gioco da ragazzi, ci sarebbe stato il tap-in, però appunto era meritata la rete a Icardi. C'è Perisic che ha scodellato un bel pallone per Banega, il tocco per Icardi, il tiro, e questa volta Marchetti si supera deviando la violenta botta di destro del centravanti capitano dell'Inter in calcio d'angolo. Applausi scroscianti del pubblico meneghino, la beneamata è tornata tale, tripletta dell'Inter con doppietta di Icardi e gol siglato da Banega. Poi va via Perisic sulla fascia sinistra, attenzione a Perisic che mette il pallone in area, ancora il pallone si impenna e per poco l'Inter non segna il quarto gol. Ancora Candreva, la conclusione, il tiro si impenna alto sulla traversa. Applausi comunque del pubblico di San Siro che ha riscoperto il feeling con la sua squadra, la bene amata, come la chiamava il grande Joan Brera, fu Carlo. Entra la Palacio, sostituzione di Banega. Esce Banega, l'autore del bellissimo primo gol, probabilmente ci sarà l'applauso, infatti così la standing ovation da parte del pubblico del Meazza. Beh, dopo il primo tempo c'era poco da osannare, ma il gol mette d'accordo tutti ed il gol di Banega è stato veramente bello, una conclusione potente con il destro sotto l'incrocio dei pali. Marchetti ha cercato di intercettare il pallone, non c'è riuscito, e adesso gli applausi sono tutti per Ever Banega. Pallone a Brozovic. Da questi a Kongdobia, ottima la sua partita. Da Kongdobia la palla per Nagatomo, che è subentrato nel secondo tempo ad Ansaldi. Il tocco ancora per Kongdobia, che ha giocato una partita diligente, soprattutto nel primo tempo è stato lui a mantenere in piedi la baracca, a non far affondare il vascello nero-azzurro, che poi nel secondo tempo ha preso spinta, ha preso coraggio, ha preso il mare aperto e ha dominato i marosi. Il servizio ancora di Nagatomo per Perisic, va quasi sul fondo il giapponese, il cross per Palacio che rimette il pallone di testa, Icardi, il tiro di Icardi, traversa clamorosa di Icardi sul passaggio filtrante di Nagatomo, controllato da Palacio, rimesso all'indietro per la conclusione acrobatica di Icardi, che ha colto una traversa, sarebbe stata tripletta addirittura per il centravanti argentino della formazione interista. Siamo al 37esimo minuto della ripresa, applausi scroscianti del pubblico milanese, del pubblico interista che ha riscoperto la sua squadra, grande sventolio di bandiere, la nebbia se n'è andata, vuol dire che l'Inter ha trovato il sole, quasi metafora, esatto, in questa sua serata un po' sofferta nel primo tempo, in discesa assoluta nel secondo tempo, partita veramente dai due volti con l'Inter che ha trovato il gran gol con Banega, poi però sostanzialmente con la doppietta di Icardi ha meritato questa vittoria contro una Lazio che nel secondo tempo si è, come dire, addormentata. Finisce la partita, finale dunque dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A Milano, nell'anticipo della giornata di campionato numero 18, Internazionale batte Lazio 3-0. Primo tempo sullo 0-0, nella ripresa accelerazioni della squadra nero-azzurra che ha segnato all'ottavo minuto un gran gol con Banega. Il raddoppio due minuti e mezzo più tardi, siglato da un colpo di testa del capitano Icardi, che si è ripetuto al 20esimo con una gran conclusione che ha portato l'Inter sul 3-0. Ha diretto in maniera perfetta Mazzoleni, ben assistito da Crispo e Posato, quarto uomo Meli, arbitri addizionali Rocchi e Guida. Finale dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano,
a Milano. Internazionale batte Lazio 3-0 grazie a Marco Galli e Daniele Bulgarini. Da Umberto Avallone e da Emanuele Dotto l'augurio di una buona serata. La linea passa a zona Cesarini a Maurizio Ruggeri. Attenzione Roma, qui Milano, a voi la linea.